Allora, riprendiamo, cerchiamo di trasformare questa cosa in qualcosa di non utile ma funzionante. Allora, cosa voglio fare? Programmi di benvenuto, tipico Hello World, che si fa, in cui immaginiamocelo come interfaccia utente, grafica, quindi io posso immaginarmi un campo di testo nel quale l'utente può scrivere il suo nome. E poi un altro campo di testo, un'etichetta, un'area in cui il programma, quando io ho scritto il mio nome Fulvio, schiaccio OK, il programma mi dice benvenuto Fulvio. Cosa? Stratosferica, semplice. Quindi io mi immagino una parte, immaginiamo il layout che adesso andiamo a disegnare, una parte di immissione dati, una parte alta in cui ci sarà nome, campo di testo, bottone OK. È una parte bassa in cui c'è semplicemente una casella, un'area in cui compare il messaggio che il programma scriverà. Ok? Queste due cose. Questo lo metto all'interno del layout, all'interno della pagina. Per impaginare, per contenere gli elementi, io so quali elementi mi servono. Mi serve un'etichetta con scritto nome, mi serve una casella di testo, mi serve un bottone e mi serve un'altra casella di testo, però voglio che compaiano in un certo ordine. Per farlo, per farli comparire in un certo ordine, uso gli strumenti di layout, le classi di layout. Le classi di layout sono tutte le figlie del pannello, del pane. In realtà ci sono due tipi di classi layout. Il layout è fine a se stesso, cioè che serve per impaginare altri elementi, oppure dei tipi di controlli che hanno al loro interno un po' di layout, tipo un menu, in realtà contiene vari elementi e li impagina, no? Uno a fianco dell'altro, oppure uno sotto l'altro. Quindi vedete che ci sono alcuni elementi, contenitori di altri, che entrano nella categoria dei controlli. Altri elementi invece che entrano nei region, in particolare nei pane, che sono puramente quelli che ci interessano di più per impaginare la pagina nel complesso. Poi ci sono invece le impaginazioni fine, che sono le singole voci all'interno del menu, le singole voci all'interno di una lista e così via. La persona che ha fatto questa figura, che ho rubato, ha poi sbagliato a scrivere, perché questo non è accordian, ma è accordion con la O, no? Fisarmonica. Vabbè, poi ci sono le varie differenze tra le varie sottoclassi, ma che al momento non andiamo a vedere. Allora, quali sono le classi di layout? Perché così poi dobbiamo decidere quali usare, no? Per fare la nostra applicazione. Allora, la più semplice è l'anchor pane, il pannello in cui viene ancorato un oggetto a uno dei bordi. Quindi dico, questo oggetto, rettangolo, potrebbe essere un bottone, immaginatevi un bottone, una scritta, quello che volete, è a tot pixel dall'alto o dal basso o da sinistra o da destra. Quindi date un dato di riferimento, una distanza e l'oggetto verrà posizionato, anzi due lati, uno orizzontale e uno verticale, e lo agganciate, no? A una certa distanza, lo ancorate a una certa distanza rispetto ai bordi. Se la finestra si allarga, lui starà vicino al suo bordo amico. Che questo bordo può essere a sua volta o l'intera finestra oppure la parte di elemento di layout all'interno del quale questo è annidato, perché tutti si annidano uno dentro l'altro. Non è detto che l'area tratteggiata fuori sia l'intera finestra, magari è un pezzo di un bordo. Il border pane è quello che abbiamo appena creato, divide lo schermo in cinque aree. Una centrale che tende a estendersi, a espandersi in tutte le direzioni e quattro periferiche che tendono ad assumere la dimensione minima possibile permessagli dagli elementi che esse contengono. Cioè, se dentro c'è un'immagine alta 30 pixel, questo più di 30 pixel non si stringe. Se invece c'è una scritta molto piccola, il bordo superiore si stringe, si stringe e lascia spazio alla parte centrale, quella disegnata in arancione. E quindi ti permette di avere una parte centrale della finestra, un titolo, un footer, l'informatore di stato e poi dei pannelli eventualmente sinistri e destri, ecco, è un layout usatissimo, guarda qua, è questo. No? C'è la parte alta che contiene il menu, c'è un pannello di sinistra, un pannello di destra, uno centrale, in questo caso non ce n'è uno inferiore, ma è un layout a border in cui non ho usato il bottom. No?
È usatissimo questo layout. E infatti noi i nostri elementi li vorremmo andare a mettere tutti qua dentro, no? Nel centro. Poi ho due elementi di layout che permettono di affiancare, riempiendo lo spazio utile, o in verticale o in orizzontale. H-box oppure V-box. Scatola verticale o scatola orizzontale. Una V-box è una scatola verticale in cui i vari box sono una sopra l'altra. Quindi divido lo spazio che ho a disposizione in tante fette, una sopra l'altra. Oppure l'H-box lo divide facendo i tagli verticali e quindi affiancando le scatole in orizzontale una all'altra. Annidate come volete, potete ottenere le suddivisioni che preferite. Questo ci serve, direi. È quello che ci serve. Per avere la parte, prima abbiamo detto, la parte alta c'è l'input dei dati, la parte bassa c'è il messaggio. E allora è una bella V-box con due celle. Dove messa? Messa dentro il mio border. Poi, le altre opzioni sono il flow pane. Il flow ragiona come Word, come un word processor. Aggiungo un elemento, i vari figli vengono impaginati da sinistra verso destra e poi quando ho raggiunto il limite vado a capo e ricomincio dalla riga successiva. Mi serve per impaginare in questo modo le cose che si ridimensionano, se stringo la finestra qualcosa andrà a capo e si allungherà in altezza, se allargo la finestra qualcosa tornerà su e si stringerà all'altezza. Si impaginano così. Può essere utile quando ho dei contenuti tipo testuale o immagini, ma se volete una galleria di immagini, per dire, è utile così. Se sono tutte grandi uguali, vengono bene, no? Stringo la finestra, le immagini si ridispongono automaticamente. Oppure c'è lo stack pane che non fa nessun layout, nel senso che gli oggetti li mette tutti uno sull'altro e lavoro con le coordinate interne. Utile se voglio creare delle sovrapposizioni, che so, un bottone, un elemento con un certo sfondo, allora faccio un piccolo stack pane che contiene solamente quell'elementino lì. Non lo si usa quasi mai per fare il grosso del layout, perché poi c'è tutta la fatica di andare a posizionare le coordinate x, y dei singoli elementi. Va bene quando hai degli elementi che vuoi effettivamente sovrapporre, uno lascia trasparire l'altro sullo sfondo, cose del genere. Il tile pane è invece una serie di caselle che sono in colonnate. No? È come un flow pane, si comporta come un flow pane in tutti gli effetti, salvo che vincola le celle ad avere tutta la stessa dimensione. Mentre invece il flow pane prende la dimensione che ha. Quindi facciamo l'esempio della galleria di immagini. Se la realizzo come tile pane, le ho sicuramente allineate e coperte per righe e per colonne, magari lasciando degli spazi vuoti. Se invece uso un flow pane per fare la stessa cosa, se le immagini hanno dimensioni diverse, le immagini saranno più impaccate possibile, però è tutto, non è bello ordinato il layout, perché potrebbero essere una più stretta, una più larga, una più alta, una più bassa, e rimarranno così con la loro dimensione, anche, e non sono sicuramente incolonate in orizzontale sì, ma incolonate in verticale no. Dipende dai casi. Una versione più rigida del tile pane è la grid pane. La grid pane è un nome per dire la tabella, quella che in HTML chiamiamo table, è quella che usiamo in Word per fare tabelle o in Excel, una serie di celle, una dimensione fissa, righe per colonne, mentre invece una tile pane è comunque un oggetto a cui posso aggiungere, lui va a capo. La grid pane è una dimensione fissa, righe e colonne, in cui poi posso fare operazioni di fusione di due colonne insieme, il merge delle celle, le solite operazioni a cui siamo abituati. Però ho un layout, no? Tabulare predefinito. Questi sono gli elementi con cui possiamo giocare. Combinandoli tra di loro a piacere, possiamo ottenere praticamente quasi ogni composizione. Allora, quello che vogliamo fare noi, dicevamo, è mettere un'area superiore e un'area inferiore. Un'area superiore e un'area inferiore le ottengo con un V-box. Un vertical box la porto nell'area centrale del mio layout a bordo. Adesso non si vede nulla qua, perché sono trasparenti, e in più questa V-box ha occupato tutta l'area disponibile, ma nell'albero gerarchico lo vedo. Border pane ha un centro e il centro contiene il V-box. V-box da solo non fa nulla se non ha degli elementi interni. Internamente cosa devo mettere? Ah, dovrò mettere due righe.
una sopra, una sotto. Queste due righe che cosa sono? Beh, contengono i vari elementi. Allora, la riga di sopra, una parola abbiamo detto, voglio scrivere nome, due punti, casella di testo, bottone ok. Tre elementi affiancati. Come li posso ottenere? Li posso ottenere o con un hbox o con un flow. Quale scelgo? Beh, immaginiamo di ridimensionare la finestra, cioè se ho spazio fanno la stessa cosa. Se invece lo spazio si stringe, ridimensionando la finestra, l'hbox stringe gli elementi, cerca di schiacciarli. Poi non ci riesce perché il bottone e il testo non sono comprimibili. Invece il flow li manderebbe a capo, manderebbe il bottone ok a capo. Ma io, così, mi verrebbe da usare un flow in questo caso, no? Ma non è che ci ho ragionato tantissimo. Quindi immaginiamo un flow pane come figlio del VBox, che lo posso portare qui o lo posso portare qui. Quindi VBox adesso ha un figlio che è un flow pane e sotto magari un altro flow pane, dove ci metterò magari anche lì la casella di testo col benvenuto. Quindi un altro flow pane come altro figlio della VBox messo qua sotto. Quindi andiamo a evidenziare. Border pane. Nella parte alta c'è una label. Nella parte centrale c'è un VBox. Due piani, uno sopra e uno sotto. Questi due piani a loro volta sono entrambi flow pane. L'impaginatore a flusso. Nel primo flow pane cosa ci devo mettere? Un'etichetta. Adesso abbandono la parte containers, ho finito di fare scatole, mettiamo il contenuto e passo alla parte controls. Mi serve un'etichetta, la metto nel primo flow pane, poi una casella di testo, text field, e poi un bottone. Button. Qua. In quella di sotto invece mi serve solo una casella di testo in cui andrò a mettere il messaggio. O anche solo una label volendo, ma diciamo una casella di testo solo perché è più visibile, no? Si vede. E quindi un'altra text field. Salviamo. Ok? Personalizziamo un attimo perché label, con scritto label e button con scritto button non mi piacciono. Allora, prendo la label. Le proprietà principali sono quelle del primo settore qua sopra. Questa cosa qui è un esempio di accordion. No, di fisarmonica, in cui ho tante cose, di cui una è espansa, le altre sono collassate. Quindi si stringono, si allargano come una fisarmonica, appunto. Il text facciamo nome, due punti, e poi diciamo che magari gli lasciamo un po' di spazio a destra, quindi andiamo a prendere le proprietà del layout e diciamo che margine destro è di 8 punti, qui si è spostato un pochino. La casella di testo, poi prendiamo il bottone, sempre posso selezionare cliccando qui o selezionare cliccando sulla figura, mi porta le proprietà del bottone, e il bottone mi serve il testo. Ah, testo qua. Ok. Ok? Salviamo, ecco, questo me lo fa vedere con dimensioni convenzionali. Se voglio vedere la vera applicazione delle regole di layout, ho la possibilità di fare un preview e mi apre una finestrella, che chiaramente è una finta applicazione JavaFX, che non ha nessuna logica di funzionamento, ma mi fa vedere cosa succede se io vado a ridimensionare la finestra, come le regole di layout vengono applicate, i margini, eccetera. Quindi è un preview realistico.
Quindi questo mi sta dicendo che, guarda, sai, è meglio forse se la finestra la fai un pochino più stretta e lunga, se dai un pochino più di margine qua sulla sinistra, ma se vogliamo sono finezze che metteremo a posto più avanti, ok? Si tratta di andare a giocare sugli attributi di layout, niente più. Andarsi a studiare, anche perché abbiamo visto che sono paginate gli attributi. Ma con questo, anche se ha qualche imperfezione grafica, diciamo, possiamo già partire e fare in modo che questo file fxml venga caricato nel mio programma, nella mia applicazione che è stata lì, pronta, è lì in attesa, dentro Eclipse, che dice va bene, dimmi cosa devo fare nel metodo start. Allora, ancora una volta il nostro dove è andato? Non è. Quanto proprio le altre non è questo, no, questo non ci serve ancora. No, ricordavo, ma forse era un'altra versione allora, che mi faceva vedere. Ricordavo un menu che, vabbè, fa lo stesso, che mi dava già il codice da fare copia e incolla, di cui fare copia e incolla, ma non lo ritrovo, ma è poca roba. Facciamo copia e incolla dalle slide. Abbiamo visto che quando dove è andato? Eccolo qua. Allora. Prendiamo il codice di esempio che abbiamo visto prima, che è questa. Nel metodo start, per creare tutti i nodi, chiediamo alla classe fxmlloader, prenditi questo file XML, leggitelo e crea i nodi corrispondenti. Allora, questa è l'unica istruzione, per pigrizia estrema la copio qua. Ovviamente qua dovrò importare sia la classe parent, import. Allora, fate attenzione a quanti sono gli import, perché ci sono alcune classi che hanno dei nomi molto comuni e sono definite in tanti package. Sempre andate a prendere quella nel package JavaFX, in questo caso c'è solo questa. Ma ad esempio node o event ce ne sono ovunque. Se andate a prendere il package sbagliato, poi non vi compila più nulla, giustamente. Quindi parent l'abbiamo importato, fxml loader anche. Cosa vuole? Ah sì, c'è un'eccezione da gestire. Allora, cosa fa questo metodo che adesso andiamo a leggere? La classe fxmlloader ha un metodo load che prende come parametro il nome di un file. Il nome di un file che in questo caso diciamo che il nome è questo e si trova come risorse associate a questa classe. Risorse associate a una classe significa risorse che nel jar di impacchettamento dell'applicazione sono state messe nella stessa directory in cui è stato messo il file class. Quindi, detto in termini banali, un file che è stato salvato nella stessa cartella del sorgente, del file Java. Per quello l'ho salvato lì dentro, dentro it, polito, benvenuti. Se no, se fosse altrove, dovrei dargli un path name completo, dargli il modo di trovarlo. Ma il modo comodo è quello di dire, lo metto nella stessa classe, il file fxml lo metto nello stesso package, quindi nella stessa cartella del file della classe che ne ha bisogno, che se lo deve caricare. È un modo, no? Un modo più diretto. Qui sarebbe solamente perché mancano la gestione delle eccezioni. Ma noi la facciamo, se si fa, questa eccezione salterebbe fuori se il file non venisse trovato. Facciamo generare un'eccezione da un errore, andrebbe gestita la cosa, ma adesso cerchiamo di fare una cosa minimale. Benv.fxml, nome del file. Quello vuoi ancora? Dice che non l'ho usato. A questo punto, se quella istruzione non dà errori, ho letto il file XML, ho creato tutti i nodi,
In particolare c'è una root che è un border pane, lo sappiamo, l'abbiamo fatta noi quella root, e possiamo creare una scena che lo contiene. Quindi, andiamo a prendere sempre l'esempio, crea una nuova scena, che ha quella come radice. Quindi, io faccio tutti i passaggi, poi il codice è anche più compatto, ma preferisco le prime volte creare tutti gli oggetti. New scene, poi per aver dato completamento diciamoli che cos'è questa scena che voglio, javafx.scene. Lei vuole come parametro perlomeno la radice, il nodo radice. Vedete che si può costruire in molti modi. Semplicemente gli do un nodo radice, parent, oppure due double che sono le dimensioni, oppure un altro booleano che se non sbaglio dice se è visibile o no, o altre cose. Se non gli do dimensione, lui si prende le dimensioni che erano state dichiarate a livello di file fxml. Quasi quasi preferisco così, perché una volta che se modifico il layout nell'fxml, magari aggiungendo o togliendo delle cose, non devo andare a modificare il codice Java che dimensiona la finestra che lo ospita. Quindi mi fermo qua. A questo punto, questa scena la mando in onda. Primary stage. Punto set scene di S. Primary stage punto show. La versione ottimista di noi stessi dice che adesso funziona. La versione più marfista dice vediamo. Non ho rinfrescato il package. No, l'ho salvato forse. Ho salvato. Devo ricordarmi di salvare. Sì, qui di qui avevo salvato. E di qua devo. Il problema è che stiamo modificando il file di progetto esternamente. Noi lo stiamo salvando nella directory source. Ma il getResource lo va a prendere nella directory class, dove ci sono i file compilati. Eclipse lo riconosce che c'è, quindi quando fa il deploy, quando fa il build del progetto, copia questo file dalla directory source a quella class. Può, solo se si accorge che è cambiato però. Quindi a volte conviene ricordarsi di dirgli andiamo a rinfrescarti, rileggilo e quindi quando faremo run lui andrà a copiare la versione aggiornata. Infatti. Ok? Quindi al netto di tutte le parole che abbiamo fatto, creare questo, dicevo, bruttino dal punto di vista del layout, ma fa lo stesso, ha impiegato 10 minuti, neanche. Al netto di tutte le parole, se l'avessimo già saputo fare. Adesso è bello, posso scrivere, in realtà posso anche scrivere qui quando non dovrei poter scrivere qui. Poi posso schiacciare ok quante volte voglio, che tanto non capita niente. Un giocattolo, gioca pure, non si rompe. Il telefonino finto da dare al bambino piccolo, dice, sì, giocare con questo, non con quello vero. Ecco. Adesso noi vorremmo magari che facesse qualcosa. Allora, il fatto che quella sotto si possa scrivere dentro, invece noi non vorremmo che si potesse scrivere, la risolviamo in fretta, perché vuoi che non abbia una proprietà da qualche parte che dice editable? La faccio non editable, e la prossima volta che lancio l'applicazione, faccio il deploy, quella casella di testo ci sarà, ma l'utente non la potrà modificare, il programma sì. Dimmi. Quanto spazio? Oh, nell'autocompletamento, può darsi allora che lui non veda la. C'è. Ricordatevi Java Doc is your friend, sempre. Quando l'autocompletamento va a leggere il Java Doc e ve lo fa vedere. Allora, il problema qual è? Il problema è che io voglio adesso che quando premo OK succeda qualcosa. E non c'è fxml che tenga. Io qua devo, sono solo io che devo scrivere il codice
che decide, che deve decidere che cosa può succedere. Qui tutti gli automatismi si fermano. Voglio che quando qualcuno preme OK, ci sia tre righe di codice Java che prendono quel nome scritto, ci schiaffano benvenuto davanti e lo mettono nella casella di testo sottostante. Allora, queste tre righe di codice voglio che vengano eseguite quando qualcuno preme OK. Come faccio? E beh, vado a intercettare i cosiddetti eventi. Allora, parliamo tre minuti di cosa sono gli eventi. E poi torniamo a questa qua, che è la 37, che ci servirà tra un secondo. Allora, i nodi hanno un loro comportamento. Le caselle di testo ci posso scrivere, i bottoni li posso premere, ma tutto questo non ha effetto alcuno, vero? Se non sull'interfaccia utente. Ma tutti questi controlli, tutti questi nodi, in realtà, come dicevo prima, sparano in continuazione notifiche per avvisare chiunque sia interessato di ciò che gli sta succedendo, di tutte le cose brutte che l'utente sta facendo loro. Allora, ciò che posso fare io come programmatore è registrare dei gestori di evento. In realtà in JavaFX ci sono due cose diverse, si chiamano event filters e event handlers, filtri e gestori degli eventi. 99 su 100 useremo i gestori, gli handler. Adesso vi spiego in che ruolo hanno. Che sono di fatto dei metodi, delle classi che contengono un metodo, ma questo lo vediamo tra un secondo, che viene chiamato nel momento in cui un certo nodo genera un certo tipo di evento. Allora, il metodo riceve una copia dell'evento dicendo, dato guarda, questo è l'evento, fa quello che vuole, fornisce una sua risposta, fa quello che vuole. Cos'è un evento? Un evento è un oggetto che ha tre campi, il source, un target e un tipo. Il tipo di evento, il type, indica qual è il motivo per cui il nodo ha voluto dire che è successo qualcosa. È successo qualcosa? Sì, ma cosa? Un action? Quindi il bottone è stato premuto? Action vuol dire bottone. L'azione normale dell'oggetto è stata compiuta, cioè il bottone è stato premuto? Input event? L'utente ha fornito un input attraverso la tastiera? Ha premuto un tasto, l'ha lasciato andare? Ha aggiunto un carattere? Un type è la somma di un press e un release. Oppure ha fatto qualcosa col mouse? L'ha premuto, l'ha rilasciato, ha fatto clic, ha fatto doppio clic, l'ha spostato. Qui ce ne sono alcuni. Ma tutte le cose che possono capitare sono tipi di eventi diversi. Azione sulle finestre. La finestra è stata mostrata, quindi è stata nascosta da un'altra finestra, oppure è stata riportata in primo piano, oppure è stata ridimensionata. Magari non me ne frega niente, mi basta che il layout manager faccia il suo lavoro, ma magari invece voglio fare qualcosa. Che quando vado in background è inutile che mostri le pubblicità, quando vado in primo piano invece sì, e allora lo voglio sapere, eccetera. C'è una gerarchia di tipi di eventi. Io quando parlo con un nodo gli dico, guarda, sì, tu lo so che sai generare tanti eventi, ma a me interessa solo quello. Scelgo io quali sono gli eventi che mi interessano. Da una sorgente di eventi, c'è cioè un nodo che scelgo io, che decido io. Quindi un evento viene sparato dal nodo, si porta dietro, guarda che questo evento è stato generato da quel nodo lì. E adesso vi faccio vedere dove va. Dove va? Va verso la sua destinazione. Cioè un nodo, un evento, nel momento in cui viene creato, si costruisce un cammino che dovrà percorrere. Sono dei rompiscatole questi eventi. Qualcuno ha cliccato sul triangolo? Allora, il percorso che questo triangolo farà, che l'evento generato da quel triangolo vuole fare, è questo. Parto dal triangolo, salgo su fino alla radice, ritorno indietro, ritorno qua. Sale e scende. Queste due fasi di... scusate, ho sbagliato. L'evento determina qual è il percorso, poi l'evento fa scende e poi risale. Quindi c'è una prima fase in cui trovo il percorso, quindi salgo su ma non c'è ancora l'evento quando risalgo verso la radice. Una volta che sono andato su a trovare la radice, l'evento viene creato e l'oggetto evento viene passato a tutti gli oggetti che incontro, stage, scene, group, pane, triangle. Se hanno registrato un gestore, gli viene chiamato questo gestore. Nella fase cosiddetta di dispatching, dall'alto verso il basso. Una volta che arriva il nodo che l'ha generato, rimbalza e fa il cosiddetto bubbling.
bubble, cioè come le bolle che salgono dal basso verso l'alto, no? Le bolle d'aria, e risale su, gorgogliando tra i vari nodi. Mentre scende, vengono chiamati tutti i gestori, tutti, scusate, i filtri che sono stati registrati. Quindi, quando scende, se c'è un event filter registrato, viene chiamato per quell'evento lì. Quando risale, se c'è un event handler, un gestore di evento, viene chiamato. Perché questa complicazione? Vabbè, perché serve magari intercettarlo in momenti diversi. Ne dico una: se io voglio fare un drag and drop, quindi avere la possibilità col mouse oppure col dito di spostare una parte della figura, allora se l'utente preme qua, io voglio non spostare solo il triangolo magari, ma tutto il gruppo che lo contiene, perché fa parte di una figura unica. Allora l'evento di drag lo voglio intercettare qua quando scende. Lo filtro e non lo faccio vedere gli elementi sottostanti perché c'è un padre che sa lui come gestirlo meglio. Se invece nella fase di discesa nessuno lo prende, tocca al nodo figlio gestirlo, se è capace, se no ci penserà suo padre, eccetera, eccetera. Se io voglio fare click qui, ma non c'è nessun gestore del click registrato, beh, questo riceverà il click, magari lui è un gestore del click registrato, che essendo registrato a livello di pane copre sia il click del circle che del triangle. Dopodiché il filtro, negli event filter il padre prevale sul figlio, nel senso che se lo definisco il padre, il figlio non conta più. Se invece nell'event handler i figli lo vedono prima del padre, quindi hanno la possibilità di fare qualcosa prima che il padre lo veda. È un po' macchinoso, ma poi nella pratica è più semplice. Perché diciamo che quel nodo lì vuole fare una cosa, poi non è che registriamo il gestore di eventi ovunque, registreremo sugli elementi principali, sui bottoni ad esempio. Qualunque nodo, qualunque gestore incontrato per strada e richiamato, può decidere che quell'evento lì lo consuma lui, cioè sparisce. Non, in questo percorso, dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, qualunque nodo che si trova sul cammino può fermare l'evento, cancellarlo, nasconderlo. Boh. L'ho usato io, ho fatto quel che dovevo fare, nessun altro lo deve vedere. È una scelta, se serve, oppure lascio che continui il suo percorso avanti e indietro. Questo ogni volta che spostate il mouse di un millimetro, cosa succede? Vabbè, a noi interessa di più, si usano di più gli event handler che non i filter, per l'interfaccia utente basata su form. Cosa facciamo? Dobbiamo registrare appunto un event handler su un nodo che verrà richiamato nella fase di bubbling quando quell'oggetto notifica un certo evento. Come si fa nella pratica? Ci sono 3-4 modi diversi di farlo, come sempre. Uno, ma non lo vediamo oggi, è farlo direttamente nell'fxml. L'altro è lavorare sulle property. Il terzo che vediamo adesso è il metodo, diciamo così, semplificato. In tutti i nodi, tutti i figli di node, in quella paccata di metodi, ce n'erano tanti che si chiamavano set on qualcosa. Tutti i metodi set on qualcosa, definiti a livello di node e poi aggiunti, raffinati a livello del sottoclass di node, sono metodi per registrare nuovi gestori d'evento. E ricevono come parametro l'istanza di un oggetto di una classe che implementa l'interfaccia event handler. Visto così è un casino, no? Perché è un misto di polimorfismo, generics e cose del genere, no? Come quella riga lì, quella signature di quel metodo è un rompicapo di Java. Ma nella pratica è molto più semplice. Io dico a un nodo set on action. Per dire, il bottone noi vogliamo fare, set on action. Caro bottone, sulla on action, quando c'è l'azione, quando c'è l'evento action, setta un event handler di un certo tipo di classe. E poi ti devo passare una classe di un oggetto che contiene il metodo che lo gestisce. Questo oggetto dovrà avere un metodo handle, gestisci. Questo metodo riceve una copia dell'evento. Questo è. Ho creato un bottone, prima o dopo averlo aggiunto alla scena, non importa, button.setOnAction, new button action handler.
Questo button action handler in verde è il nome della classe che ho creato io apposta per gestire quell'evento. Quindi button è il bottone che genera l'evento. Button action handler è la classe che contiene il metodo handle che sa come gestirlo. E io dico semplicemente, guarda caro mio, su questo bottone richiama questo gestore. Registra su questo bottone questo gestore di evento, un nuovo oggetto tipo button action handler. Button action handler ha un'interfaccia di questo genere, implementa l'interfaccia action handler, scusate, event handler, relativa agli eventi di tipo action, e questa interfaccia prescrive che io devo implementare il metodo handle. Boh. Allora io lo implemento, e se mi serve qualcosa sul bottone, beh, lo posso andare a prendere, perché dentro l'event c'è un get source che mi dice qual è l'elemento source a cui faccio riferimento, se invece non mi serve non lo uso e basta. Queste due cose, allora devo creare una classe che implementa un event handler, con tutte le signature e i tipi giusti, che abbia un metodo handle. E poi devo registrare questa classe sul bottone. Tre righe di codice. Fatte queste tre righe di codice, ogni volta che l'utente preme sul bottone, viene eseguito il contenuto del metodo handle. Decidiamo noi cosa fare. Ok? Poi, se vogliamo, possiamo anche scrivere codice più compatto, evitando di costruire una classe apposta per gestire quell'evento e generando una classe anonima inline. Ma lasciamo stare, lo facciamo quando siamo poi più bravi. Solo per risparmiare righe di codice, anziché creare una classe apposta, la scrivo qua direttamente tra parentesi graffe, perché tanto devo implementare solo un metodo. Si può fare, ma dal punto di vista della leggibilità fa un po' male. E quindi devo scrivere questo, set on action. Su che cosa? Sull'oggetto corrispondente a questo bottone. Il problema è, non ce l'ho l'oggetto corrispondente a quel bottone. Perché io ho l'oggetto corrispondente al root. Ma il bottone, prima, quando me li costruivo in Java, i bottoni ce l'avevo, new button, poi ho la variabile, ce l'ho. Qui non ce l'ho. Allora, cosa faccio? Devo andare a interrogare la scena, dire, senti, ma mica c'hai un bottone fatto così e cos'ha? Mi servirebbe il riferimento. Si può fare. Fatto così e cos'ha? Dovremmo formalizzarlo un pochino di più. E si formalizza attraverso questo attributo id. Ogni elemento della scena può avere una proprietà, se tutte le proprietà sono, particolare, che si chiama id, identificatore. Io questo lo chiamo OKButton, OKBTN. Opa, scusate. E ho dato un nome a quel bottone. Se ho un minimo di intelligenza, i nomi li do unici. Non chiamo tutti i bottoni nello stesso modo, ma OKButton è il bottone dell'OK. Allora, a questo punto, io posso avere riferimento a questo bottone. Perché qui, dopo che ho creato la scena, anche prima di visualizzarla, il bottone su cui ho registrato, su cui voglio registrare, scusate, il gestore dell'evento, lo posso ottenere chiedendo all'elemento root, per favore mi cerchi, dov'era? Find o search? Aspetta, io le slide le ho fatte per poter copiare, quindi non vedo perché. Lookup. Cioè, a ogni nodo ha un metodo che si chiama lookup. E che chiede a quel nodo, senti, per favore, mi vai a cercare tra te e i tuoi figli e tutta la tua discendenza se c'è un nodo che ha questo ID? E io ho il root, posso anche farlo su sigma, ho già il root, lookup, c'è un lookup e un lookup all. In questo caso, lookup, perché ne ho uno solo, non ne ho più di tutti, quindi non mi... e BTN, OKBTN. L'avevo fatto con l'OK minuscolo, BTN maiuscolo, vero?
chiaramente qua mi devo importare. Già, attenzione, anche, guardate qua, javafx.sim.control button e poi javaavt button. Occhio a cosa cliccate. La regola 0 di Eclipse è leggi prima di cliccare, perché viene sempre da cliccare un po' troppo in fretta. Dopodiché lookup restituisce genericamente un node, ma noi sappiamo che sarà un button e quindi abbiamo il coraggio di fargli un cast. Lookup non sa che cosa troverà. Troverà una cosa che si chiama btn, ok btn, ma magari è un panel, magari è un image. No, noi sappiamo già che è un button. Quindi proviamo a fargli cast, se non lo fosse sparo un'eccezione. A questo punto ho il button e posso registrare il mio gestore d'evento. btn.set, scusate, sì, set on action. Ecco, set on, guarda, questi sono tutti gli eventi che posso registrare su un bottone. Tutti gli eventi che lui genera. Mi interessa questo. E qui ci devo mettere l'istanza di una classe che creerò. Allora, prima di potersi scrivere qualche cosa, devo creare questa classe. Quindi creo una nuova classe, sempre nello stesso package, che chiamerò button action handler, che deve implementare l'interfaccia event handler javafx.event di T, dove T è un action event. L'interfaccia event handler è un'interfaccia generica che viene personalizzata e specificata col tipo di un evento. Nel caso del bottone, l'evento normale è l'action. Ok? Dopodiché, lui si arrabbia, me l'ha creata, me l'ha scritta, ma si arrabbia perché dice, sì, bravo, mi hai scritto, implementa questa interfaccia, ma il contratto dell'interfaccia mi dice che tu devi implementare un metodo handle. The type button action handle must implement in erase the abstract method handle. E allora glielo facciamo implementare. Sorgente implementa metodi, non è object, scusate. Guardate qua. Allora, innanzitutto importa l'action event, così non mi rompe le scatole. E poi, ecco, aggiungi i metodi non implementati. No? Eclipse ci sistema già le cose, poi in realtà sono tutti uguali questi, basta, bisogna solo cambiare il nome dell'evento. E quindi qui abbiamo la classe pronta col metodo handle. Non fa ancora nulla questo metodo, ma perlomeno ce l'abbiamo e possiamo andare ad aggiungere qua, al posto di arg0, un new button action handler. Quindi, abbiamo trovato dove era il bottone, abbiamo agganciato a quel bottone un oggetto di tipo, scusate, non al bottone, all'evento action generato dal bottone, un evento di tipo button action handler. L'evento button action handler implementa l'event handler di tipo action handler e in particolare riceve il metodo handle. Contiene il metodo handle. Il metodo handle che cosa farà? E dovrà andare, dicevamo, a prendere il testo che c'è scritto qua e copiarlo sotto. Dove qua e sotto sono paroline a cui dobbiamo dare un ID affinché siano trovabili. E allora l'ID è nome text, nome txt, e chiamiamolo messaggio txt.
A questo punto noi potremmo fare un lookup di nome txt, prendere, trovare il nodo che è la casella di testo, prendere il valore testuale di quella casella. E qual è, come faccio a trovare il valore di quella casella? Beh, ce l'ho. Se vado a vedere text text field, tra le proprietà ha una proprietà che si chiama text, il contenuto testuale di questo controllo, quindi get text. L'unico problema che mi manca è: a chi chiedo di fare lookup? Io lookup lo posso chiedere solamente a un nodo che faccia parte dei genitori del nodo che cerco. No? Perché ognuno conosce solamente i propri figli. L'unico nodo che in realtà io conosco, qui, questa classe qui non conosce nessun nodo. Nessuno. Sì, potrebbe dall'evento andare a trovare il source, ma il source è il bottone non è un genitore della casella di testo, è un fratello. Quindi non mi basta, devo avere da qualche parte la conoscenza, ad esempio, di qual è la root di questo grafo. Allora, lo posso fare facilmente, basta che io mi faccia una variabile e la definisca a livello di costruttore, cioè quando costruisco il gestore di evento, gli passo anche l'informazione che a questo gestore di evento serve per poter lavorare. In questo caso la root, se avessi un pochino più tempo, io gli passerei già direttamente i riferimenti ai due nodi delle caselle di testo, in modo che lui non debba, il gestore di evento non debba conoscere l'ID, ma quello magari lo facciamo quando ragioniamo su dove è meglio mettere l'informazione. Node è ovviamente JavaFX.node. E quindi sarà un root, a questo punto lookup, e mi darà un text, come si chiama questo? Text field. Nome uguale questo. Dopodiché, come faccio a sapere il root? E beh, me lo faccio dire quando costruisco. Constructor. Beh, costruttore generato automaticamente che prende il root direttamente. E poi non mi costa niente nel mio main passargli questa root. Quindi gli do un'informazione quando creo il gestore dell'evento che gli servirà più tardi quando l'evento verrà sparato. Ci siamo quasi, eh? String n uguale nome.getText. N uguale benvenuto. Virgola più n, poi andiamo a cercare la casella di testo in cui scrivere il messaggio. Quindi, cosa ho fatto qua? Nome è il riferimento al node della prima casella di testo. L'ho chiesto alla root. Se tutto va bene, me lo restituisce. Gioco con quella stringa, ci aggiungo un pezzo davanti e poi metto questa stringa nella casella di testo inferiore, che devo trovarla ovviamente. Text field messaggio uguale text field root.lookup di msg.txt. Mi pare di averla chiamata così. Nome txt, msg txt, ok.
E a questo punto che ho in mano il node corrispondente alla casella di sotto, setText, dn, msg. A tutto questo codice sono 5 righe di programma. La fatica è farle chiamare nel momento giusto. Quindi trovare il nodo, devi registrare il gestore dell'evento, passare al gestore dell'evento l'informazione che gli serve per lavorare. Fatto quello, vengono eseguite ogni volta, lui parte, chiede al root, ok, dammi il nodo nome, txt. Dal nodo chiede qual è il testo in quell'istante scritto lì dentro, ci mette benvenuto davanti e ricopia, cambia la proprietà testo della casella di testo sottostante. Vediamo se funziona. Allora, qui scrivo qualcosa, ma fin qui lo sapevamo già fare. Quando premo ok, si pianta, ovviamente. Vabbè, finora mi è andata bene, non potevo... Allora, qui mi dice che nome è un null pointer, eh? Nome txt era di nuovo il problema che non aveva rinfrescato l'fxml. Allora, abbiamo vinto noi anche stavolta. Ci vediamo la settimana prossima.